In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù disse loro: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, martedì 22 di febbraio, data un po' inconsueta perché siamo 22 di febbraio, che è il 2 del 2022, quindi abbiamo una serie di due che portano la giornata di oggi un po' in maniera così, un po' particolare, quindi così, ma non penso esistano statistiche o esistano combinazioni numerologiche o robe varie, diciamo solamente con giorno particolare. E che cosa dire della giornata di oggi? Oggi si festeggia la cattedra di San Pietro, quindi abbiamo, come dire, l'investitura di Pietro quale reggente della Chiesa, reggente tra virgolette putativo, in quanto poi sappiamo che la Chiesa è la sposa di Cristo, nello stesso tempo la Chiesa è retta dallo Spirito Santo. Quindi che cosa dire? Abbiamo sicuramente un giorno particolare in un avvenimento particolare, questo probabilmente può portare un certo tipo di grazie che noi non sappiamo neanche quali possono essere. Come ben sappiamo, dall'alto le cose non le fanno come noi, le fanno secondo un certo scrupolo, e quindi le famose Dio incidenze esistono e dobbiamo essere anche noi i primi a scoprirle. Magari non le scopriremo mai, lo sapremo nella vita prossima. Quante domande noi ci siamo fatti durante la nostra vita e non abbiamo avuto una risposta che una, e probabilmente quei tipi di risposte potremmo averle sicuramente lì nei cieli o dove verremo collocati, quindi in base alla propria volontà di salvarsi ci sarà anche la volontà di avere delle risposte. Che cosa dire di questo Vangelo? Questo Vangelo è il Vangelo di Matteo, è il capitolo 16, il versetto è il 13. Perché sto facendo questi passi così puntigliosi? Perché noi siamo arrivati al 13 e questo Vangelo si dilungherà fino al 19, ma poi, quando arriviamo pochi versetti più in là, al 23, quindi non parliamo di vari capitoli, ma parliamo solo di 4 versetti più avanti, il Signore si volta e dice a Pietro: «Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Ecco, questo è un po' l'altra faccia di quelle che sono le realtà della Chiesa, ovvero quei momenti in cui tutto, anche se predestinato, può avere una svolta, come dire, improvvisa. Quindi non è detto che tutte le persone possano essere belle, tutte le persone possano essere brutte, a prescindere dagli incarichi che abbiano. Sono persone che, appunto, fanno le persone, sbagliano anche di grosso. E penso che questo sia un pochettino il momento in cui tutti noi dobbiamo riflettere su quello che è il nostro approccio nel santificare o nell'essere, tra virgolette, dei fan delle altre persone. Dobbiamo essere persone, come dice appunto anche il Vangelo, persone che non giudicano, ma che sappiano comunque realmente vedere i segni dei tempi o vedere con un giusto giudizio. Quindi no, il giusto giudizio non è un giudizio che noi diamo, quindi bolliamo la persona così,
però dobbiamo capire e comprendere che quel giusto giudizio è quel momento in cui noi prendiamo, fotografiamo una persona e vediamo che ci sono delle cose che non vanno. Ecco, questo ci fa anche capire quanto sia importante, non solo nell'ambito normale, quello personale, ma anche nell'ambito, noi vediamo, politico. Quante volte noi troviamo persone che si avvicinano alla politica e qualsiasi cosa faccia il leader vada bene, oppure abbiamo, che ne so, una persona che è una persona importante, un VIP, qualunque cosa faccia, ah beh, l'ha fatto lui, va bene, si cerca sempre di scusare. Ecco, questo è un grande limite che poi ci porta anche a pensare, a riflettere quanto sia sbagliato il nostro atteggiamento, quello della giustificazione. In realtà, quando una persona sbaglia, va, come dice appunto il nostro Signore, va ripreso. Anche se quello sbaglio poi si fa per fini buoni, perché Pietro in quel momento lì diceva: no, ma tu non devi soffrire, ma tu, io sarò lì, ti difenderò, nessuno può toccarti, nessuno può farti niente. Invece le cose vanno diversamente. E quindi noi dobbiamo essere, attraverso questi scritti, dobbiamo essere delle persone che sappiano sempre, naturalmente con una correzione fraterna molto molto divina e poco umana, saper riprendere quello che è l'errore di un'altra persona, anche se quell'errore poi è fatto in buona fede. Naturalmente gli errori in buona fede o gli errori in generale causano sempre delle situazioni negative, quindi va un attimino messo un limite. Il nostro Signore non ha lasciato passare le parole di Pietro, nonostante lui prima, poco tempo prima, l'avesse, tra virgolette, incoronato colui che doveva possedere la Chiesa, anche se solo in maniera figurativa, perché poi lo sappiamo benissimo, Pietro oltretutto verrà crocifisso a testa in giù, quindi un fattore anche, tra virgolette, ignominioso per quanto riguarda la morte di croce. Però in base a questo noi dobbiamo sempre trovare il punto, che è quello del saper riprendere le persone, qualunque esse siano, soprattutto se poi sono giovani o soprattutto se sono bambini. Se fanno un errore anche di concetto, vanno ripresi e vanno sicuramente messi in una condizione di poter in qualche maniera capire. Diciamo che l'evento che è successo a Pietro non è stato molto consapevole, perché Pietro, lo sappiamo, come tutti gli altri apostoli, non erano coscienti di ciò che vivessero. Solo dopo la venuta dello Spirito Santo hanno capito qual era il loro mandato, però alla fine quale fosse il loro mandato lo sapevano solamente perché vi è stata un'azione divina che è entrata in loro, quindi lo Spirito Santo ha fatto questa breccia. Ma per il resto, come dire, il nostro Signore, nonostante comunque si sia adoperato per far capire certe cose, poco ci è riuscito. Questo è anche un momento in cui noi dobbiamo veramente chiedere allo Spirito Santo che possa essere colui che corregge, perché la correzione finale la fa lui, ma noi ci dobbiamo mettere del nostro. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione, persone che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la mancanza o la percezione che Dio non sia con loro. E quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il Salmo 6, affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al Signore di intervenire presso loro. Ecco, c'è una frase molto importante all'interno del Salmo, et anima turbata est valde, se tu domini usque qua, in cui appunto invochiamo il Signore e dirgli: Signore, dove sei? Vieni qui. La preghiera è fatta in latino perché la Chiesa, la nostra Madre Chiesa, ha creato lei stessa il latino come lingua universale. Domine, né in furore tuo arguas,
me ne eque, in ira tua, ovitias me. Miserere mei domini, quoniam infirmus, sum sana me, domine quoniam, conturbata sua, ossa mea. Et anima mea turbata est valde, et tu domine, usque quo. Revertere domine ero, anima mea, salvami propter, misericordiam tua. Quoniam non est in morte recordatio tui, in inferno quis confitebur tibi. Laboravi in gemitu meo, natare faciam, tota nocte lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre, amaritudine oculos meus consumptus. Sub ab universis ostibus mei. Recedite a me omnes, qui operamini, iniquitate in qui audivit Dominus vocem fretus mei. Audivit Dominus deprecatione meam, Dominus oratione meam suscipet. Confuntantur et contembentur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confundantur subito.